pomeriggio, benvenuti a Mamma Mia sulla 7. Buon pomeriggio, grazie, grazie per essere con noi. Quando mi hanno proposto di fare questo programma ho accettato immediatamente, semplicemente per una vera ragione, ovvero prendere un paio di ore d'aria da mia figlia di 2 anni e mezzo che ci sta guardando da casa, la cui gestione è rilassante come correre la maratona di New York sul tacco 12, diciamo. E considerando che tra 2 mesi arriva il secondo tornado, ho pensato opportuno prendermi una pausa e andare a lavorare. Quindi cosa di meglio, insomma, di fare una bella ora di diretta quotidiana sulla 7 e la 7D, quindi eccoci qua. Ma perché? In modo particolare un programma sui genitori, perché sembra che negli ultimi 30 anni diventare genitore sia diventata una mission impossible, cioè sembra che ci voglia una laurea in psicologia infantile, una laurea in pronto intervento, in pedagogia. Veramente sembra che ci siamo dimenticati che in fondo essere genitore è forse il secondo mestiere più antico del mondo. Tutto questo ovviamente non lo farò da sola, ma ci sarà tutto un team di persone che mi accompagnano. Partirei quindi dal forum dei nostri genitori, le nostre mamme, i nostri papà. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Potete anche far partire un applauso se volete, che così è più carino, ecco. Poi ci sarà un papà tutto da ridere, che ebbene sì, lo dico, oltre a essere stato un mio compagno d'asilo al mitico asilo Lampugnano, è anche il compagno attuale di Katia Follesa. Avete una bambina di 2 anni, splendida, sì, sì, e sì, sarai sì con me in questo, sì, in questo percorso. Volevo innanzitutto ringraziare l'entusiasmo del pubblico quando hai presentato il forum, che ho sentito proprio che saliva. Sono contento di averti ritrovato dai tempi dell'asilo, ho fatto di tutto per far perdere le mie tracce e invece siamo qua insieme. Hai visto la vita a volte. E invece un giornalista, un papà tutto ricciuto, sì, che arriva da Radio 24, un papà che insieme a me insomma cercherà, o meglio, che cercherà di farmi fare il meno male possibile in un tema che sembra così serio in Italia, che è la genitorialità. Simone, sì, Spezia, buonasera, buongiorno. Buonasera, buonasera, ci proviamo. E poi una mamma molto tecnologica, una mamma che è conosciuta sul web come Elasti, e invece noi la conosciamo come Claudia De Lillo. Buongiorno, grazie. E tra pochissimo vi presenterò anche altri ospiti, tutto questo tra molto poco, ma adesso una super mamma, Conchita De Gregorio. Buongiorno, buon pomeriggio Conchita. Buon pomeriggio. La nostra prima ospite. Come sto andando finora? Sono un po' favolosa, emozionata. Prima sei diretta. Di una bellezza con questa pancia strepitosa. Grazie, grazie. Strepitosa. Solo tu lo puoi dire perché Conchita, insomma, mamma di 4 figli, di cui 3 tuoi e uno del tuo marito. Prima direttore donna dell'Unità, del giornale, se non vado errata. Quindi una bellissima donna con le unghie curate. La prima cosa che mi viene da dirti è come si fa a far tutto da soli. Ah, da soli. Manco sei andata dall'estetista a fartele fare. Un'invidia pazzesca in questo momento. Conchita, nel tuo libro Una madre lo sa, tu scrivi: nessuno ci aveva avvisato che il doppio lavoro, quindi quello di essere mamma e quello di essere donna in carriera, ci avrebbe portato questo tipo di scelta. È andata così. I figli arrivano a un certo punto, poi al netto della medicina non ne arrivano più. Le soddisfazioni del lavoro però purtroppo anche, e purtroppo è lo stesso lasso di tempo. Però tu sei la contraddizione di quello che hai scritto, cioè tu sei riuscita a fare entrambe le cose nello stesso lasso Vabbè, di tempo. Ma perché io ho cominciato molto presto e ho finito molto tardi. Quindi cioè, i figli, non è ancora finito. I figli sono venuti. No, i figli li ho finiti. I figli proprio su questo. Adesso aspettiamo i nipoti. Il nostro primo figlio aspetta un bambino, quindi sta per arrivare. Nonna il nipote, Conchita. Vabbè, già questa cosa è una cosa, esatto, importante. Che mi... Faccio un po' fatica a vederti come nonna, però. Io, infatti, quando al forno del quartiere mi hanno detto è già passata sua nuora a comprare il pane, ho detto ragazzi, è l'ora di andare fuori di casa. Perché io, francamente, la nuora. Mi sono guardata alle spalle per vedere se parlava con qualcun altro, invece parlava invece con me, parlava con te. E quindi ho detto, ragazzi, stavano a casa, capito? Certo, adesso però... Adesso sono andati, sono felicissimi di essere andati, però insomma ci vuole un po' di... Va bene, tu ovviamente sei un'esperta giornalista, tra le altre cose anche di politica, perché ti occupi, come nella tua vita, anche di tutto, visto che tu tra l'altro sei giardiniera, pianti chiodi, l'unica cosa con cui non te la cavi, ho visto, è il motore della macchina, ci mancherebbe anche che facessi la meccanica. Non ti sarà fuggita questa dichiarazione di Sarkozy, guarda insieme a noi. È l'ora di stabilire chi cambia il pannolino in Europa. Allora, io sono il presidente della Francia, non posso cambiare il pannolino. Carla è modella, lei sfila, allora Carla sfila il pannolino. Mon Dieu. E poi quando ci penso, puzza da fare schifo. E a me questa cosa, francamente, mi fa voglia di... I'm going off the top. Ciao.
eccoci, bentornati. Bentornati a Mamma Mia che Domenica, il programma per chi cerca perlomeno di sopravvivere al difficilissimo ruolo oggi di essere genitore. Se volete contattarci lo potete fare, siamo in diretta attraverso la nostra mail, attraverso il telefono vedete i nostri contatti, oppure attraverso la nostra pagina Facebook che è Mamma Mia la 7. Ma quanto ci cambia veramente la vita l'arrivo di un figlio? Cioè, siamo venuti qua un'ora prima, esce tra 40 minuti. No, è che mi fa piacere quando arriva che ci vede insieme. Dobbiamo fare un sacco di roba, dobbiamo andare in lavanderia a ritirare le cose. Ce l'hai tu il tagliandino piuttosto? Il tagliandino ce l'hai tu piuttosto? Angelo, mi ascolti? Ti ho chiesto se il tagliandino ce l'hai tu. Ho capito, scusa, sono un po' stanco perché stanotte la bambina ha avuto il virus intestinale e chiaramente io sono andato a prendermi cura di lei. 40 pannolini in 40 minuti ho cambiato. Angelo, non è colpa mia se la notte quando piange tu ti svegli. No, non è colpa mia però se tu quando ti addormenti muori. Non ne basta che mi tocchi così, io mi sveglio. Ma cosa vuol dire? L'altra notte ti ho messo una bomba a carta vicino all'orecchio, l'ho fatta esplodere e non ti sei mossa di un millimetro. Ma non è vero, non è vero. E poi non è colpa mia se tua figlia quando si sveglia chiama papà invece che mamma. Sei tu che le hai insegnato che quando la notte si sveglia per cercare la mamma deve dire papà. Da quando sono diventato papà mi hai anche accusato di essere uno che fa poca vita sociale. Senti, se non ci fossi io a mettere un po' di pepe nella nostra vita sociale, Allora. Allora, ascolta un attimo, Maiko, parla, fate amicizia, per quello. Scusa un attimo, ti dico come stanno le cose. Sono 3 giorni e 3 notti che... Guarda me, sono 3 giorni e 3 notti che io non dormo. Perché? Perché passo il mio tempo tra ufficio, camera del bimbo, bagno per cambiare il pannolino. Torno in camera, poi vado in ufficio, 3 giorni e 3 notti. Ecco, mi dici che voglia posso avere io di andare alla lezione di tango? Io volevo solo rianimare un po' la nostra relazione. Dai però, non puoi ragionare... Katia, siamo sempre noi due. Siamo sempre i due ragazzi che si sono conosciuti tanti anni fa, sulla spiaggia, che si sono guardati, si sono avvicinati. Scusami, ma Agata stamattina ha fatto colazione col succo di pera? Ma cosa c'entra? Hai il rigurgito secco sul bavero, che schifo. No, allora, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Io voglio dormire, è un mio diritto dormire. Adesso tu mi dici cosa dobbiamo fare. Ma non esiste del Tavor Junior 3ml da dare alla bambina prima di fare la nanna? Ma sei matta? Perché? Non voglio neanche sentirle dire queste cose. Deve essere un'idea. E poi Agata pesa 12 kg, il Tavor è 5 ml. Chiamo il dottore. Ti do il telefono. Sì. Salutalo. Sì. Pronto? Scusa. Angelo, ma tu sei messo veramente così male? Io sono messo peggio. Ah, bene. Sì, perché non dormo. Perché Katia la notte praticamente dice, no? Allora, quando la bambina si addormenta, tu basta che mi chiami, no? Allora, tu la chiami, lei dice, apre gli occhi e dice, vado io. Tu pensi che lei vada, chiude gli occhi e sviene di nuovo. Mentre la bambina si lacera le corde vocali. E quindi mi tocca quindi alzarmi. Sei uno di quei pochi genitori, che papà, che sente l'urlo della bambina nella notte. Sì, sì, lo ma sento. Ma scusa un attimo, ma Katia dov'è adesso? Mi aspettavo di vederla qua. Facendo io la mamma, Katia, appunto, come tutti gli uomini, porta a lavorare per portare a casa i soldi. Ah, beh, giusto. Quindi perlomeno avete trovato un vostro equilibrio. No, infatti stasera abbiamo, il programma per questa sera. Io do da mangiare alla bimba, lei con delle amiche guarda la partita, mangia popcorn, rutta e poi si ubriacano insieme. Va bene. Allora, evidentemente... I temi che sono stati aperti da questa situazione tra Katia e Angelo sono infiniti, si potrebbe parlare un po' di tutto, ma noi per dare un senso a tutto ciò abbiamo deciso di concentrarci un po' esattamente sulla questione sonno, cioè su questa cosa che tortura più di qualsiasi altra cosa un genitore, ovvero quella di non dormire. Sappi, caro Angelo, sì? Che c'è chi se l'è passata peggio di te. Abbiamo nel nostro forum delle mamme Silvia. Ciao. Silvia, ciao. Tu non hai dormito per 2 anni, io lo so, posso garantire. Sì, io non ho dormito per 2 anni e... ho provato assolutamente tutti i metodi, diciamo almeno quelli legalmente riconosciuti. Per fortuna. Sì, tutti mi dicevano passerà questa fatica, vedrai, non è vero, io sono ancora provatissima da questa... Quindi non stiamo dando false speranze. No, io cioè non potrei avere altri figli perché per me è stato molto molto faticoso. Quindi molto... tu no, basta figli, un altro figlio. No, io no. Ma adesso com'è la situazione? È iniziato a dormire? Tuo figlio quanti anni ha?
mio figlio ha 2 anni e 10 mesi. Mm-hmm. Mio figlio ha 2 anni e 10 mesi. Adesso va un pochino meglio, diciamo che dai 2 anni ha cominciato a svenire nel sonno. Vabbè. Però io non... Ma scusami, da solo o lo passavi sul gas prima? No. Anche se ci sono state persone che mi hanno suggerito tranquillamente di farlo e secondo me loro l'hanno fatto. l'hanno sperimentato. Non fate tutte queste cose che noi stiamo facendo a casa. Non l'ho fatto, semplicemente ho aspettato, sperando di non, insomma, di non morire, ho aspettato e adesso va meglio, però non gli ho ancora tolto le sbarre del letto, questo no. Sì, praticamente no, il figlio ho paura è ai domiciliari che... nel lettino. Io non lo metto a letto, è un sequestro di persona. Bene, sarà felicissimo tuo figlio. 7 ore, 8 ore. Bene, sono contenta però perché... È meglio di prima. No, voglio dare delle speranze a chi non dorme, perché poi quando si ha questo problema... si scopre veramente un... Il lato oscuro di sé. Scopri che tantissimi non dormono e veramente è interessante capire come... Se c'è un rimedio, ma adesso cercheremo di capirlo. Alessandro, tu hai un'altra esperienza, sì, nel senso che tu sei riuscito a trovare un modo per far addormentare tuo figlio abbastanza bizzarro, quindi sentiamolo e condividilo con tutte noi profane. Premesso che è stato studiato, io come mamma, un po' come Angelo, ho dovuto arrangiarmi e trovare delle soluzioni. Quanti anni ha tuo figlio o tua figlia? Mia figlia oggi ha 4 anni e mezzo, okay, e all'inizio non sapevo come fare, non avevo questo supporto, e quindi come mammo ho studiato un po' di psicoacustica e ho scoperto che il rumore marrone addormenta i figli. Ho cercato un generatore di rumore marrone, brown noise, e il comune phon di casa, quelli però col becco lungo, non quelli col becco corto, genera e rilassa. Ora, ma non è che era brown nel senso della marca e non di marrone? No. No, è brown, phon, no. Allora, ero talmente scettico, marrone, perché sì, ovviamente stiamo parlando di una bambina piccola, non ero che potevo attaccargli un phon di fianco, che ho guardato ovviamente la rete e ci sono tantissimi genitori nel mondo che, testimoniato da video, ho controllato che fossero fake. No, ma ti crediamo, non devi darti altre credenziali. Da 30 a secondi, cioè si addormenta, si calma, puoi addormentare da 30 secondi a un minuto. Provate. E si addormenta e sveniva? Sviene, sì, completamente. Beh, Silvia, sviene. Sappi che vedi, questo no, può essere io, un modo. Io esatto. Io. Sì. Senti, spende 1.000 euro al mese, però si addormenta e la figlia ha i capelli afro cotonati, però si addormenta. Però dorme. Sì, senti, Claudia, tu hai un blog, l'abbiamo detto prima, molto famoso, sei conosciuta come Elasti. Nel tuo blog evidentemente avrai raccolto tantissime testimonianze di donne disperate sull'orlo di una crisi di nervi perché non dormono. Assolutamente sì. La cosa che mi inquieta un po' è che non si sono mai affacciati fantastici padri come quelli che abbiamo appena sentito, che in qualche modo, come dire, fanno pensare a tutte le madri, ecco, ho sbagliato tutto, avrei dovuto fare un figlio con lui che fa sentire il phon. No, a parte questo, sì, la condivisione secondo me è fondamentale, perché c'è questa idea che i figli degli altri sono meravigliosi, fantastici e dormono sempre. Invece, sapere che il 90% di noi ha passato il primo anno, 2 anni, con le occhiaie tante, irriconoscibile, che sembrava che avessi 40 anni di più, è molto consolante. Anche se poi ci sono quelle mamme che invece ti dicono dorme sempre, va tutto bene, è bravissima e mangia di tutto. Mentono. Ah, ok, mentono, no, l'importante è saperlo, mentono sapete. Senti Simone, ma invece perché voi uomini, a parte questi mammi che abbiamo qua, che diciamolo, sono assolutamente un'eccezione, no, nel panorama del maschio italiano medio qua oggi. Un applauso sui mammi. Comunque. Perché Simone, voi non avete nel vostro DNA il gene per farvi svegliare la notte? Cioè voi, c'è la bambina che dorme, voi non la sentite proprio, io vi invidio. Allora, io devo dirti la verità, in realtà io sono uno di quelli che si alza, però il problema è un altro, perché siete in grado di essere, senza offesa, Camilla, martellanti in una maniera devastante. Delle gran rompipalle, diciamolo. Diciamolo, per cui mi alzo la notte per il piccolo, la mattina mi sveglio per portare gli altri 2 a scuola, vado al lavoro, torno a casa, favola, a letto, e poi però la sera, per gentilezza, non chiedermi quel documento che sicuramente io ho lasciato da qualche parte in giro per casa, è sicuramente in casa, però
alle 9 di sera, lasciami perdere. Non siamo eque, secondo te? Siete, non siamo eque. Non siete eque. Però non devo siete... dire, oh, 3 su 3 e poi che il si famoso, svegliano. No, la famosa ti do una mano, ti prendi il braccio, insomma. Sì, vabbè, concedetecelo. Dopo le 9 dovesse andare a fuoco casa, non lasciami, mi chiamare perché lasciami io... perdere. Va bene, prego, volevi dire... Sì, io... No, presentati, sono, sei... Sono Federico. Federico. Ciao. Sono cosciente che a questo punto farò una figura pessima, però io non ci... Scusate, non ci credo, perché io ho... preso atto che i bambini dormono, non dormono la notte, 6 mesi fa, mia figlia ha 5 anni quasi, e me ne sono accorto che di notte qualcuno si svegliava quando ho ricevuto una martellata qua da mia moglie tra capo e collo, perché non è vero, dai, non ci si sveglia la notte, io non, è impossibile, a me potrebbe, personalmente potrebbe cadere anche un... Ma scusa, tua figlia ha smesso di dormire a 5 anni? No, non ha mai, probabilmente non ha mai dormito. Ah, tu ti sei accorto adesso, dopo 5 anni? Sì, io ho preso il divorzio atto è dietro l'angolo, sappilo. No, una moglie che è una santa. Va bene, invece volevo sentire anche l'opinione, vi avevo detto che ve li avrei presentati, quindi vado a presentarveli. Dei altri ospiti che ci aiuteranno anche a capire meglio, dal punto di vista sempre un po' semiserio, la situazione di noi genitori oggi. Allora, il dottor Maurizio Bini, oltre a essere un amico, oltre a essere un ginecologo, devo dire, non mi posso dilungare troppo sui suoi titoli accademici perché abbiamo 1 ora e mezza di diretta, finirebbe. Per cui dico, tra le tante altre cose, Maurizio, sei anche terapista di coppia. Ma secondo te l'arrivo di un bambino può mettere in crisi la coppia oppure, come si diceva un tempo, unisce la coppia e fa bene fare figli? Tanto che per me è piacere di rivederti, come per lui che ti abbiamo visti ultimamente. Allora, volevo dire una cosa sui maschi, perché prego, mi interessava questa cosa sul sonno. Devi. Prima cosa sul sonno, il problema non è tanto la quantità, ma è la sincronizzazione. Cioè, nel senso, se uno potesse riposare quando il bambino dorme, forse sarebbe meglio. In realtà è che tu, quando sei tranquillo, lui fa casino, e quando tu devi fare, cioè nel senso dorme, non puoi riposare perché la società ti ha attribuito una serie di altri compiti talmente numerosi, specialmente in questo momento per il femminile, specialmente alle mamme, che quindi impedisce loro di trovare ristoro quando ci potrebbe essere il ristoro. La seconda cosa, anche sui maschi che non si svegliano, biologicamente... Ma è nel DNA? È nel DNA, certo che nel DNA. I maschi... Cioè capisci che avete anche l'alibi medico, no, è scandaloso! Non è proprio nel DNA, è nella biologia vera e propria. Cioè voglio dire, i maschi dopo fanno poco nella riproduzione, diciamo così, e nei mammiferi superiori è abbastanza raro che il maschio stia lì. Una volta che lui ha ottenuto ciò che voleva, cioè che i suoi cromosomi vadano nella generazione successiva, quindi deve fare uno sforzo mentale per stare lì, non uno sforzo fisico. Cioè il materno esiste, l'hanno sempre saputo tutti che i bambini uscivano dalle donne. A un certo punto nella storia dell'umanità qualcuno ha capito che un atto sessuale di 9 mesi prima coincideva con la nascita di un figlio 9 mesi dopo, cioè ci è voluto un pensiero, certo. E il materno è quindi un pensiero. Se uno lo pensa bene si sveglia di notte, se uno lo pensa meno bene, ma sempre non è una spinta così forte e carnale. No, questo l'avevamo capito, come per il materno. Chi ha più quindi di un figlio. I maschi ce l'hanno l'alibi di non sentire di notte, ah, no? Non li ha fatti con le orecchie così. Quindi no, tutti a casa, papà, adesso saranno un po' più rassicurati. Invece per quanto concerne l'arrivo di un figlio nella coppia, cioè... Beh, coppia, il problema è che con 2 persone la coppia è una, con 3 persone le coppie sono 3, cioè sono possibili 3 combinazioni diverse. Non a caso, come ospedali psichiatrici mai hanno 3 letti perché sono sempre 2 contro 1. Ma quante coppie secondo te sopravvivono all'arrivo di un bambino? Nessuna. Va bene, nessuna. Questo è incoraggiante per voi a casa? La coppia... Basta saperlo. No, muore una coppia e nasce una famiglia, che è un'altra cosa rispetto alla coppia. E credo che i problemi sorgono sulla nostalgia della coppia di prima, non per il fatto che le persone, insomma, completamente cambiata la questione. Quindi è normale avere dei momenti di nervosismo tra la coppia? Beh, se per, non è... per causate dal poco sonno, diciamo. Beh, diciamo, ci sono tanti motivi. Io dico sempre, anche le donne, facendo il ginecologo, le vedo molto spesso appena hanno partorito con grandi problemi legati alla gestione, con grossi sensi di colpa per una gestione imperfetta, invece perfettamente naturale. Dico sempre, se non hai voglia di buttarlo dalla finestra, vuol dire che non gli stai dando abbastanza. Quindi è normale il desiderio di voler buttare un bambino, sì, dalla finestra, è poi non farlo? È come, poi è non come farlo per la fedeltà. Cioè la voglia di tradire deve esserci e poi non bisogna farlo perché il valore del proprio partner è così tanto da superare il proprio desiderio. Bene. Stessa cosa vale per la maternità. Insomma. Mi piace questo concetto, cercherò di venderlo al mio compagno come concetto medico e quindi assolutamente sostenibile nel caso di tradimento. Bene.
bene, invece abbiamo seguito, abbiamo deciso di seguire tre mamme molto diverse tra loro per estrazione sociale, per situazione geografica, anche proprio per carattere e per momenti della loro gravidanza. C'è chi è già partorito, c'è chi è ancora incinta e vi racconteremo la loro storia day by day, giorno per giorno. Lo faremo quotidianamente sulla 7D e settimanalmente ovviamente nel nostro appuntamento domenicale sulla 7. E queste tre sono tre storie di tre donne che si chiamano Ishel, Deborah e Claudia. Mi chiamo Deborah, ho 29 anni, abito a Cusano Milanino con mio marito Antonio e niente, sono in dolce attesa. Da due settimane aspettiamo Luigi. Qua cosa vorresti mettere? Allora, bel cielo azzurro con le nuvolette. Il soffitto azzurro? No, qua. Le pareti? Qua le pareti. Ho lavorato all'asilo nido e mi piacerebbe che appunto il bambino avesse una camera a forma, diciamo, di un micro nido, quindi strutturato in vari angoli. L'angolo della psicomotricità, l'angolo morbido, poi l'angolo del cambio. L'asilo nido qua dentro? L'asilo nido qua dentro, un po'... Posso dire la mia? O posso non dire... ho finito. Ah, ok, non è finito. Io qua metterei un letto con, diciamo, una piccola scrivania. Antonio vede già magari suo figlio più grande, quindi vede già magari il suo angolo di studio, come se avesse, diciamo, bruciato i primi 6 anni di vita, cosa che invece non bisogna trascurare, secondo me. My name is Ishel. Mi chiamo Ishel Bon, vivo a Milano da 1 anno e mezzo. Ho origini irachene e turche. Mia madre è irachena e mio padre è turco. E sono cresciuti in Iraq. Sono nata in Libano, a Beirut. I miei genitori sono andati via dall'Iraq nel 74 e si sono trasferiti in Libano. Siamo 5 fratelli. Ho 3 sorelle e un fratello. Sono sposata da 3 anni e mezzo con mio marito Rett. E adesso abbiamo 2 bambini. Io sono Claudia, ho 26 anni, vivo con Alessandro da ormai 2 anni e mezzo e appunto adesso siamo arrivati al termine di questa gravidanza. Io sono Alessandro, ho 30 anni, sono un insegnante elementare e sono anche diplomato in canto lirico. Appena ho comunicato il mio stato, sono stata licenziata, quindi poi anche la gravidanza è andata un po' male perché sono stata ricoverata, ho avuto un rischio di parto prematuro. Purtroppo, insomma, rientro dalle vacanze estive e il suo capo ha pensato bene di lasciarla a casa. Le leggi ci sono che ti tutelano, però poi sul concreto non funziona così, perché comunque io, quando sarà il momento di tornare al lavoro, non potrò comunque tornare a lavorare in quel posto. E quindi adesso ci ritroviamo senza lavoro, col bambino e in più, insomma, adesso che abbiamo anche preso casa e stiamo ristrutturando, diciamo che un po' di ansia ti viene. Ansia direi più che lecita, no? Concita, abbiamo visto nel nostro filmato Claudia che ha appena comunicato alla sua azienda del suo stato di gravidanza, è stata licenziata. Siamo ancora messi veramente così male in Italia? Malissimo. Da questo punto di vista sono anni che si parla di questa scandalosa vicenda delle dimissioni in bianco, certo. Che spieghiamolo 2 secondi, che sono dimissioni all'atto che... All'atto dell'assunzione, già quando non c'era questa crisi economica tale per cui nessuno trova più lavoro, tutti i lavori sono flessibili o super precari, già quando invece si veniva assunti a tempo indeterminato,
era in uso in moltissimi luoghi di lavoro questa pratica illecita, illegale, bisogna ricordarlo, è illegale. Quindi non bisogna firmarle. Non bisogna firmare le dimissioni in bianco, certo che poi, cioè, la pratica, diciamo, qual è? Di firmare una lettera di dimissioni in bianco all'atto dell'assunzione, tale per cui l'azienda, nel momento in cui comunichi il tuo stato di gravidanza, riempie la certo. lettera di dimissione che è già firmata, e quindi una tua spontanea volontà, non è un licenziamento che sarebbe illegale e non potrebbe avvenire, ma è una specie di spontaneo ricatto, sì. certo. Questo è chiaramente un ricatto, ma è talmente diffuso che sono stati scritti libri su questo. Ricordo tempo fa ne uscì, ma diversi anni fa ne uscì uno che si chiamava 1,2, che è il tasso di natalità di questo paese, che spiegava che come questa fosse una delle ragioni per cui non si fanno figli in questo paese, perché se tu non puoi conciliare il lavoro con la gravidanza, è chiaro che scegli il lavoro nel momento in cui hai bisogno di lavorare per vivere, certo. no? E se scegli il lavoro e non fai figli, poi i figli li fai più tardi, ma più tardi non ti vengono. Allora, se non ti vengono, devi ricorrere alla medicalizzazione, alla fecondazione assistita, che ha un costo sulla società pazzesco, per non parlare dello scandalo della legge 40, diciamo, non ne vogliamo neanche certo, discutere no, di che cosa sono stati capaci però, di chiaro, fare chiaro. Con la quindi fondazione secondo te siamo dal veramente punto di vista legislativo. Siamo ancora molto indietro, in Italia siamo c'è tanto da lavorare. Siamo molto indietro ed è illegale la pratica delle dimissioni in bianco. Ci sono tanti disegni di legge che giacciono in Parlamento di cui nessuno si occupa, sono stati presentati molti dalla sinistra, ma qualcuno anche dalla destra, e siccome quando si parla, io lo dico senza retorica, ma è così, quando si parla di questioni che riguardano solo le donne è molto interessa poco. Esatto, certo. è molto meno interessante, ed è una brutta è un brutto segno anche di proprio di pochezza culturale e di miopia dal punto di vista delle sociale. Possibilità di sviluppo culturale, sociale ed economico di un paese, perché le donne muovono l'economia. La capacità di lavoro delle donne è in generale, lo dico perché l'ho sperimentato sul lavoro, superiore a quella degli uomini, perché c'è una vecchia questione che le donne devono dimostrare. Le donne sottostanno tutte al ricatto che anche viene dalla sinistra politica, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che se ci pensate bene dà per scontato che i tempi di vita, cioè l'accudimento dei genitori e dei bambini, competa per definizione alle donne, che certo. quindi si debba conciliare il lavoro con questa occupazione che è dovuta, quando invece non è così. In moltissimi altri paesi d'Europa non è così. La paternità obbligatoria, per esempio, porterebbe, e non no, facoltativa, infatti vedremo a una reale... più avanti nel programma parleremo proprio di questo, cioè no, dell'aspettativa paterna, che all'estero è una pratica normale. Esatto, è normale ed è l'unica che determina una reale parità di condizioni, certo. ma non dal punto di vista, anche dal punto di vista, diciamo così, della giustizia, dell'equità distributiva, ma proprio dal punto di vista dello sviluppo del paese. Chiaro. La forza, come dire, il potere, la forza lavoro, la capacità di impresa deve essere giustamente delle donne è in questo paese. E a proposito di quello che diceva il dottor Bini prima, cioè sì. che c'è una differenza anche dell'istinto, no? Lui diceva gli uomini non si svegliano la notte perché c'è la famosa questione dei neuroni specchio, no? Le madri hanno una fin siamo dalla migliori, nascita. Diciamolo, no? Ecco, diciamo, è probabile che non si sveglino, però se li svegli si svegliano, sì. Quindi ecco, siccome no, non lo dico perché no. ho appena visto un film si spera di Nadine che nella maggior Rabachi, parte bellissimo, che vi consiglio a tutti di andare a vedere, che si chiama E ora dove andiamo? Questa regista aveva già fatto un film Caramel straordinario, sì. e questo secondo è ancora più bello, che parla dei conflitti fra religioni, fra cristiani e musulmani, e ci sono gli uomini che continuamente si vogliono ammazzare e le donne che cercano di non farli ammazzare. Ed è un film straordinario sul funzionamento del cervello maschile e femminile, che è diverso, che è diverso anche biologicamente. Ma diciamo la superiorità femminile nel film nel film noi non lo penseremmo non lo mai. La superiorità femminile è testimoniata dal fatto che queste donne di varie religioni, di varie età, di varie etnie, di varie provenienze, che però convivono nello stesso luogo, cercano di spiegare agli uomini, se necessario anche facendogli dei disegni, come si devono comportare. Col disegnino. E poi loro col disegnino lo fanno. Vabbè, disciplinatamente. Beh, già qualcosa. E quindi secondo me si può arrivare, adesso uscendo dallo scherzo, le cose basta dirle.
Basta dirle molto chiaramente, spiegarle molto chiaramente. Beh, però adesso seriamente mi sembra che in Italia i papà di oggi, i papà moderni, lo stavamo sentendo, effettivamente sono più presenti, no, nella Guarda, vita. Guarda, sono più presenti, però vogliono essere sempre un po' ringraziati. E anche questo ne usciamo male comunque. No, io ne conosco, guarda, di uomini davvero che facciano che la loro parte. Perché poi quando una coppia diventa una famiglia, e quindi le coppie possibili sono tre, è una decisione che in genere si prende in due, certo, no? Quindi poi succede questo fatto e non si capisce perché debba ricadere tutto il peso su una persona sola. Senti, ma arrivando deve alla ricadere tua famiglia, su entrambi, no? Tu non hai neanche tre coppie, perché tu non è che sei mamma, papà, bimbo, voi siete in sei in casa. Noi giusto? Siamo tantissimi, sì. Cinque uomini, tu unica donna, e la prima cosa che mi è venuta in mente è come fai, cioè io già vado fuori di testa con uno, nel senso che ci sono quelle piccole cose quotidiane che ti danno fastidio, i peli nella doccia, la barba che non sciacqua bene, i calzini per te. Terra, ecco, sì, vabbè, con quattro figli maschi, come si fa nella gestione del quotidiano? Guarda, la responsabilità di avere dei figli maschi è immensa, perché ogni uomo adulto che noi conosciamo oggi deve i suoi difetti a sua madre, quasi sempre, certo. Quasi sempre, cioè le principali tic, nevrosi... Tua suocera sarà felicissima di sentire mia questo. Mia suocera l'ha sentito tante volte, purtroppo non c'è più, ma vabbè, insomma gliel'ho detto tante volte. Prima le madri della di figli maschi sono responsabili dell'educazione dei loro figli, quindi perché arriverà una donna che prima o poi li prenderà diciamo a vivere con sé e quindi... Da donna, certo, ti devi preoccupare di del come gli alleverai, di come glieli mandi, certo, cioè glieli devi mandare pronti per l'uso, no? Sì. Quindi glieli devi mandare che sappiano, ecco, fare le cose, tu cioè che fai, non ti chiamino, cioè... per dire scusa alla lavatrice come funziona, perché certo, ci sono i disegni sulla lavatrice, certo, è facile vedere come funziona. Sì. Ecco, ma tu allora come li prepari? Cioè l'istruzione all'uso, tu per questi, cioè che mamma sei? Io per dirti adesso ho avuto già Viola, anche... e una domanda che mi fanno quando magari si intervistano è: ma tu Camilla che mamma sei? Io devo dirti la verità, non ho mai saputo rispondere, perché mia figlia non mi dà un voto, io non ho termini di paragone. No, infatti, tu sapresti dire che no, mamma sei? Non lo so, io mi diverto moltissimo con i miei figli, discuto tantissimo con loro, sono molto imperfetta, sono a volte dura, a volte indulgente, poi cambia, sai, quando fai un figlio a 20 anni è un conto, a 30 è un altro, a 40 è un altro, certo. Il mio ultimo che ha 8 anni, per esempio, che è un figlio nato dopo i fuochi d'artificio, come si dice nelle feste di paese, cioè quasi a tempo scaduto, certo. E è chiaramente privilegiato rispetto agli altri, perché arriva per quarto, perché è più furbo degli altri, perché c'ha tutta la... però è una palestra straordinaria nella vita. Ogni ma tanto è lui quello che quando andavi in giro per strada ti sei fatta delle domande su come li stavi educando dal punto di vista politicamente corretto perché ha visto un cane nero e ti ha detto colore. Guarda mamma, un cane di colore sì. E tu gli hai detto dei cani si può dire, che sono neri. Scusate, trovo geniale. Ti sei fatta delle domande, no, poi. Io, no, adesso sembra retorico, però è la verità. Cioè i figli sono un'ancora di salvezza. L'unica ragione per cui io sono in grado di lavorare è che ho una famiglia così complicata, così solida, con un uomo che mi aiuta molto. Non tanto quanto i padri ideali. Io ne conosco solo uno, si chiama Fabrizio e forse ci sta guardando, che è veramente un padre ideale, però poi anche altri se la cavano. E quelli che se la cavano... ce la mettono tutta. Però io so da fonti certe che tuo marito è un marito molto presente. Mi dicono che l'estate scorsa tu in Puglia, sotto il baretto recensione di giornali, tuo marito che si smazzava i quattro figli in spiaggia. Cioè, no, vabbè, fonte ma certa, ma con per Cita. Esempio lui è partito per un mese, adesso lui è un rugbista, è andato a settembre, c'erano i mondiali di rugby e in Nuova Zelanda, è venuto da me e mi ha detto: senti, ma io posso andare un mese a settembre in Nuova Zelanda? Sai com'è, no? Ho detto, vabbè, però a settembre ci sono gli esami di riparazione, comincia la scuola, il secondo si iscrive all'università, cioè, il piccolo va in terza elementare, no? Settembre è un mese intenso, cruciale. E gli ho detto vai, perché è una specie di Woodstock, no? Cioè certo, un mese. Poi dopo una ventina di giorni ho detto quasi vengo anch'io. Ah. Li ho presi tutti e siamo andati. Abbiamo fatto il giro del mondo perché per andare in Nuova Zelanda... quando torni indietro conviene
tornare dall'altra parte. Quindi hai fatto. Quindi gli ho detto, ragazzi, facciamo il giro del mondo, partiamo. Beh, noi tutti insieme. Loro erano gasatissimi, erano molto contenti. Senti, Concita, nel libro Così è la vita, edito Einaudi, tu scrivi: mi domando perché i bambini non si portino più ai funerali. Di solito sento dire perché si impressionano, per evitare loro un trauma, perché sono troppo piccoli per capire. Quindi secondo te quando è che i bambini non sono più piccoli per capire? Poi ne... Allora, i bambini non sono mai piccoli, capiscono tutto subito. Mi spiegava Rita Levi Montalcini in una vecchia conversazione che il cervello è perfettamente formato alla nascita e già, solo che loro non sanno parlare. Rita Levi Montalcini diceva, sono bambini, non sono cretini. Giustamente. Perché è vero, capiscono perfettamente tutto sempre, quindi tutto questo bubù, dada, gaga, insomma, no? Anche se gli diciamo le parole... Quindi è importante secondo te è spiegare abbastanza importante. Fin da subito. È abbastanza molto ascoltare quello che dicono, certo. Loro dicono delle cose sorprendenti, per esempio Bernardo, quello piccolo, mi diceva una volta, ma perché le ragazze in televisione hanno sempre caldo e tu a casa hai sempre freddo? Perché, che esatto. È una, perché in televisione stanno tutte nude. E tu invece stai col plaid, no? In casa. E domande come queste, ma perché per esempio... Questo libro è un libro che parla della fragilità, della vecchiaia e parla ai bambini anche della morte, no? Allora, le domande che fanno i bambini sulla morte, per esempio, sulla vecchiaia, sui nonni, certo, che si ammalano, certo. Sono... Spot on. Loro sanno chiederlo, siamo noi che non sappiamo rispondere. Certo, il problema è nostro, ma pensa che dopo ne parleremo perché avremo una rubrica che farà esattamente questo. Quindi bisogna dirgli le cose come stanno. Sin da piccoli. Cioè non è adesso che gli voglio fare un gioco con te. Nuvola. Voglio fare un gioco proprio veloce. Secondo te, in politica, chi è il miglior papà in Parlamento? Il miglior Hai papà impressione? In Parlamento? Guarda, non ne conosco neanche uno. Ah, bene. No. Mamma? No, giusto per dare un po' di speranza no. Ai parlamentari cioè, italiani. Cioè, sono tutti molto padri molto tradizionali, si occupano dei figli, ma nel weekend... Non ti hanno impressionato nessuna mamma? No, non mi hanno impressionato, no. Invece in peggio, uno che proprio dici quello deve essere un padre... Anzi, a proposito di questo, voglio farti vedere una cosa e vorrei poi chiederti, guarda, insieme a me se c'è un monitor disponibile, facciamo vedere una cosa Concita, perché alle volte, no... L'educazione dei genitori può incidere tanto su come un ragazzo si dice l'educazione. Ecco, secondo te, in cosa ha sbagliato il padre di questo ragazzo? Oddio. Poveretto, no? No, no. No ma ah, così, va bene, no, direi no, che abbiamo tutti e due. Direi che abbiamo detto nel consigliargli tutto. Il parrucchiere. Nel consigliargli il parrucchiere, dice Angelo. Sai un padre che mi viene in mente oggi, perché tra l'altro è morto oggi Oscar Luigi Scalfaro, ed è stato un padre straordinario, di una figlia fantastica. Se vogliamo salutare Marianna, sono state una coppia, padre e figlia al Quirinale, la prima coppia padre e figlia al Quirinale. E... Beh, assolutamente un bel pensiero, coppia, un sì. Grande... Senti, io so che tu domani mi hai detto che devi andare a intervistare il ministro Fornero, sì. Quindi mi piacerebbe, visto che noi abbiamo un'esclusiva su questo, potrebbe aiutarti moltissimo nella preparazione della tua intervista a questa dichiarazione. Io capisco le donne che mi parlano di baby blues e di depressione postpartum. Certo, loro hanno solo da tenere i bambini a casa. Per noi i tempi di lavoro, voi capite bene, che erano veramente lunghi, lavoravamo molto, ma tempi lunghi, lunghissimi, ma veramente lunghi. Io oggi mi sento una donna realizzata, sono contenta, felice, sono ministro, capite bene, quindi sono felice. Non so cosa sia la depressione. No. Sì, sì. Fornero, ti ricordo che hai partorito 37 anni fa, calmati. Sì, lo so, ma tu Monti non hai partorito, non lo puoi sapere. Ovviamente io Concita mi dissocio da tutto ciò che è lavoro dei miei autori, io ti ringrazio io moltissimo. Io trovo che piangere però quando si deve fare un qualcosa che ricade no, sul destino bello. Degli altri è una cosa bellissima. Assolutamente, ha commosso tutti noi. L'ho amata molto. E noi abbiamo amato te, grazie per essere venuta e essere stata con noi in questo primo pomeriggio della Domenica della Sette. E noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità, mi raccomando tornate qua sulla Sette, mamma mia che domenica continua. Siamo in diretta
E vi ricordo ovviamente che siamo in diretta proprio perché potete contattarci, dirci i vostri dubbi, condividere con noi i vostri pensieri. Potete farlo attraverso il nostro telefono, la mail, la pagina Facebook è Mamma Mia la 7, se non erro. E infatti, a proposito di questi messaggi, volevo leggerne alcuni che sono già arrivati. Ma voi davvero riuscite a far piangere il vostro bambino per mezz'ora per educarlo a dormire? Metodo crudele e senza senso. Perché non usate una bella Nina Nanna come ai vecchi tempi? Io uso la Nina Nanna del chicco di caffè. Funziona benissimo. Bene, proviamoci. Sto con mio marito, un altro messaggio, da 10 anni. Dopo la nascita dei nostri bambini siamo diventati 2 amanti. Per non farci scoprire da loro facciamo l'amore in macchina e ci diamo appuntamenti segreti durante l'orario di lavoro. A tanto siamo ridotti con i bimbi in casa. Grazie, continuate a scriverci. E allora abbiamo parlato appunto con Concita di come spiegare ai bambini alle volte le cose più difficili, anche se spesso sono tabù più per noi che non per loro, perché appunto Concita ci raccontava di quanto invece loro possano già recepire, capire tutto. Ebbene, noi avremo una rubrica fissa che si chiama Come glielo spiego, e questa rubrica la tiene Laura Sidoti. Buongiorno, ciao Laura. Buongiorno, ciao. Allora, Laura, da dove partiamo? Da dove cominciamo? A spiegare che cosa? Allora, da come sono nato. Prima o poi a tutti i genitori capita di sentirsi chiedere: ma da dove vengo? Come sono nato? Allora, diciamo che in generale fino ai 4-5 anni ci si può appigliare alla fantasia, al mondo fantastico, che è quello, il pensiero tipico dei bambini in quella fascia d'età. Vieni, ti ha portato la cicogna, vieni da una nuvoletta, per chi è un po' più cattolico come la mia amica Lavinia, ti ho voluto tanto, ti ho desiderata tanto, e poi Gesù ti ha mandata. Oppure è più animista, ho avuto un sogno tipo Martin Luther King, il giorno dopo mi sono svegliato ed eri nella mia pancia, il padre, non importa. Però prima o poi tutti i bambini vanno a scuola e a quel punto devono fare i conti con l'esperto. C'è sempre un bambino in ogni classe che la sa più lunga degli altri. Infatti a me è capitato l'anno scorso che mio figlio grande Giovanni un giorno torna a casa, un po' tra l'imbarazzato e il divertito, mi fa: mamma, oggi Massimiliano mi ha spiegato come nascono i bambini, ma è vero? Ho capito che gliel'aveva detto un po' in maniera, che ne so, più o meno approssimativa, ma io erano 3 anni che tenevo in serbo questo libro. Oddio. Ero preparatissima. Mommy laid an egg. Sì, sì, mamma, in inglese, però i disegnini sono internazionali. Adesso ve lo faccio vedere. Sono curiosa. Spiega, bene o male, come le mamme e i papà si incastrano. Fa vedere, dice, questo tubicino si incastra qui. E poi non è finita lì. La pagina dopo ti fa vedere i vari modi in cui si possono incastrare. Questo l'ha entusiasmato al punto che il giorno dopo l'ha voluto portare a scuola. Io non mi sono opposta, l'ha portato, le reazioni sono state tra il divertito dei maschi e l'inorridito delle femmine. Oddio, si può fare una cosa del genere? Ecco, quindi, ma siccome non è che capiti a tutti di avere sempre un libro nella borsetta, i bambini te lo possono chiedere nel momento più impensato, a ciel sereno conviene avere delle risposte. E quali possono essere pronte, quelle più veloci? Allora, secondo la mia amica Roberta, bisogna concentrarsi sullo sviluppo embrionale. Tu sei nella mia pancia, sei partito piccolo, poi è nato il cuoricino, poi le braccine, le gambine. Mi ricordo che durante l'ecografia sembrava che ci sorridessi. Quindi buttarla su quella parte lì. Tralasciando la parte pre, esatto. Cioè come centrato, mi sembra. Poi invece un mio amico Felice Casciano di Palomonte, provincia di Caserta, ne ha una bellissima. Lui dice: quando una mamma e un papà si vogliono tanto bene e si stringono in tanti modi, un po' sopra, un po' sotto, un po' su, un po' giù, e tanti baci, sempre perché si vogliono molto bene, nasce un bambino. Oppure c'è quella più pseudoscientifica: il papà un semino, la mamma un ovetto, quando il seme e l'uovo si incontrano nasce un bambino. Bene, problema numero uno: il figlio di una mia amica, Matteo, gli ho chiesto: ma scusa mamma, se io ero un uovo, com'è che non sono un pollo? Beh, oppure, ha ragione anche lui nella logica di un bambino. Giustamente, manca qualche dettaglio. Oppure ci sono bambini come mio figlio, il numero 2 Vittorio, che io gli stavo spiegando tutta questa cosa dello sviluppo embrionale, mi interrompe e fa: sì mamma, io quello l'ho capito, ma com'è che fanno il seme e l'uovo ad incontrarsi? Come certo, sono entrato? Lui voleva arrivare al sodo. Rivolo di sudore. Allora, a questo punto c'è un bivio, maschio e femmina. Per chi ha genitori di maschi si può fare come una mia amica che gli ha detto: senti Ludovico Maria, tu sai che quando è presente, quando ti diventa tutto duro il pisellino, ecco, anche al papà succede la stessa cosa. E così si riesce ad incastrare, a mettere il semino dentro la mia pancia. Scientifica la tua amica. Lei gliel'ha detto così. Per chi
Per chi è invece una femmina e non gli vuole proprio fare una lezione tipo anatomia, terzo anno di facoltà di medicina, e non gli vuole raccontare dell'erezione, gli si può dire: allora, il papà ha un semino nel pisellino, quando il pisellino entra nella patatina della mamma, mette dentro il suo semino, dentro l'uovo, solo che alla fine tra piselli, patate, uovo, manca un po' di cipolla, un filo d'olio e fai l'omelette vegana, vegetariana. Attenzione, ci sono anche dei genitori molto aperti. Io parlo di un episodio successo 30 anni fa a Napoli, neanche in una comune hippie. 30 anni fa... Cos'hai contro le comune hippie? Sì, scusami, no, nulla. Cioè, però visto, mi richiamo alla tua storia personale. I genitori della mia amica Altea, un soleggiato pomeriggio, annunciano a lei e alla sorellina di 5-7 anni, ora mamma e papà vanno a farvi una sorellina. Mi raccomando, non bussate e non aprite la porta. E sono partiti in camera da letto. È un metodo. Giuro. E lei e la sorella hanno capito che c'è qualcosa, un collegamento tra l'andare a letto assieme e fare figli. Bene, un'ultima domanda a questo punto, quella collegata, capito come ci sono entrato, ma da dove esco? C'è chi la butta sul generico, da sotto, sotto non si sa dove, sotto i piedi, sotto che. Un'altra, invece una mia amica gli ha detto, è da un taglio della pancia. Allora questa ragazzetta di 8 anni gli ha detto, ma scusa, ma com'è che nei telefilm allora si vedono sempre queste a gambe aperte che spingono, urlano, cosa c'entra il taglio? E ci aveva pure ragione. Io invece, quando me l'avevano chiesto, tipo iconografia di santi che con sguardo rapito indicano il cielo, ho detto, da un buchino che sta qua, non ho fatto una cosa tipo puntatore GPS, che sta tra le gambe della mamma e da lì siete usciti. Però... ma neanche questa basta, perché la mia amica Alicia si è sentita chiedere, ma escono dal buco della pipì o quello della cacca? Al che un'altra mia amica, Antonia, non so dove, ha trovato un maiale che partoriva e l'ha portata a fargli vedere al bambino. Oh, mi sembra l'esempio più chiaro. Ecco, allora, siccome dunque è difficile trovare un equilibrio tra i termini, le parole giuste, spiegare poi anche come il seme esce, un'altra domanda, ma il semino esce assieme alla pipì? La letteratura consiglia di usare sempre i termini giusti, non dire pancia, perché sennò magari ti chiedono come mio figlio, ma scusa, come fa il bambino a crescere in mezzo a tutta quella roba che mangi? Ma usare piuttosto pene, vagina, utero, solo che io nonostante tutto, scusate, ma la sera non riesco ancora a dire a mio figlio all'ora di cena, Alessandro sbrigati che devi ancora lavare il pene. Oh, va bene. Bene, Angelo, dimmi, mi stavi chiamando. No, volevo solo dire rispetto all'ecografia che citava prima, sì? Che anch'io mi è venuto in mente quando abbiamo fatto l'ecografia noi, e mia figlia, mi ricordo che si è girata e mi ha fatto questo gesto, cioè a 14 anni motorino, mi aveva già detto, quindi lo ricordo benissimo. Volevo presentarvi anche un altro protagonista di quello che sarà soprattutto il nostro appuntamento quotidiano sulla 7D, ovvero Mamma Mia che settimana, è un pediatra, lavora al pronto soccorso del Niguarda, che è una delle strutture ospedaliere più grandi di Milano, il nostro pediatra Piero Biondi. Ciao Piero. Ciao Camila. Allora Piero, questa sera ti introduco velocemente, nel senso che ti presento al grande pubblico, dopodiché noi ci troviamo domani in diretta alla stessa ora sulla 7D. Prima di farti fare le domande che poi ti faranno da domani in poi chi ci guarda, te la faccio una domanda. Un bambino a 39 di febbre si porta a pronto soccorso? Allora, intanto ciao, buonasera a tutti. È una domanda che spesso i genitori mi fanno, una domanda che tutti i giorni è quella che ricorre più frequentemente. Quando devo portare mio figlio in pronto soccorso? In realtà non è semplice dare una risposta sola a questa domanda, perché le condizioni cliniche di un bambino che possono configurare un'emergenza sono così tante e svariate che non è possibile raggrupparle sotto un'unica risposta. Certo, comunque è un dato. Noi che lavoriamo in pronto soccorso spesso e volentieri gestiamo più l'ansia genitoriale che curare effettivamente i bambini, e questo è la spia, certe volte, proprio di una mancanza di autonomia e di senso critico che i genitori al giorno d'oggi dovrebbero un po' più sviluppare. Quindi questo potrebbe essere già il primo invito, diciamo, che sì. Il nostro pediatra volge a voi, a me anche, cioè io mi ci metto in primis, perché sicuramente quando si tratta di ansia da prestazione di noi mamme, insomma, siamo veramente campionesse. Quindi liberiamo un po' di autoambulanze e lasciamo, esatto, libero il pronto soccorso e smazziamocela un po' di più a casa. Esatto, esatto.
Grazie a Piero, noi ci troviamo come già detto domani alla 7D. Grazie. Invece abbiamo sentito tantissimi pareri di genitori, abbiamo sentito le loro storie, però è giusto anche sentire un'altra campana, ovvero la scelta di qualcuno che ha proprio scelto nella vita di non avere figli. Il nostro secondo ospite, Giampiero Mughini. Buonasera Giampiero. Grazie per essere venuto a trovarci in questa prima puntata. In diretta. Questa rubrica, se ho capito bene, si chiama Il Mostro, è esatto? Il Mostro? No! Giuro che cercheremo di trattarti, anzi io devo dire che a oggi un po' ti invidio, ovviamente, no? Perché poi quando non si perde una situazione, beh, un po' di nostalgia. Non credo. Allora, hai scritto un libro, Dizionario Sentimentale. C'era la voce figli in questo edizione? Ma nemmeno per sogno. Non ci hai neanche pensato, cioè neanche per due secondi? Tu nemmeno per un secondo. No. Non ti viene mai voglia però di avere un figlio maschio da portare allo stadio a vedere la Juve? Ma dai, ma no. Ma io non vado mai allo stadio, figurati se... Io non vado mai allo stadio. In casa? In casa da solo va benissimo così. Ma neanche il figlio di fianco, la birretta, no, popcorn, ma... no. Commenti. La birretta durante un sogno? Durante un sogno uno si attacca alla birretta. Certo, perché ma la che Juve... idea ti fai del prossimo tuo? Certo. Del prossimo tuo. No, hai ragione che io non prendo... Portami un po' di rispetto. No, hai ragione, io evidentemente non ho questo approccio al calcio così aulico. Comunque... Ma guarda, comunque scusami, per evitare... Il calcio nella mia vita è lo 0,7%, è questo parte. Per evitare. 0, allora, 0, infatti 7. Mi dicono che invece l'altro 97% della tua vita sì. è composto e fatto e pregno di bambini che corrono nei corridoi di casa tua rompendo vetri di Murano e attaccando disegnini nei corridoi. In casa mia non c'è nessun bambino. No. Oh, il mondo è bello perché è vario. Certo. Nella mia vita questa cosa non è nata, non è successa, non è accaduta. Ma non l'hai voluta o non è accaduta? Oddio mio, tu pensi tante cose, no? Tante cose non succedono. Io non sono mai andato a cena con Kate Moss, non è successo. Certo. Se faccio l'elenco delle cose che avrei preferito che succedessero, è un elenco molto lungo. Non c'è in questo elenco la responsabilità dei figli, responsabilità, impegno e puntata alla quale io non sono adatto. Per immaturità, per viltà e perché sono preso al 200% da me stesso. Da te stesso. Beh, appunto lo ammetti già, pensa quanti genitori non lo ammettono e hanno procreato Infatti 3-4... Infatti io penso che siano dei dilettanti in quel campo, dei dilettanti. Bene, riconoscere i propri limiti. Con i figli non si può scherzare. Con nessuna cosa si può scherzare. Certo. Certo non con i figli. Però è vero che tu non vuoi gente con i bambini in casa tua adesso, al di là degli scherzi. Adesso non dobbiamo essere così categorici e perentori. Mm. Certo, il bambino io lo guardo e rischia grosso, capisci? Ah, rischia grosso. La mia compagna con cui io sono in uno stato di concubinato, nel senso che non siamo sposati, ha dei nipotini più o meno piccoli, che ogni tanto arrivano a casa mia, io li adocchio, eccetera. Certo, non sono serenissimo. Detto questo, non apro bocca. Ah, comunque subisci la situazione. Subisco la situazione nel senso che se loro sbagliano di tanto li ammazzo. No, vabbè, adesso Giampiero mi sembra un po'. Ecco, una reazione un po'. Ma scusa, perché dovrebbero sbagliare? Cioè, si va in casa di qualcuno per distruggere la casa. No, hai ragione che sono bambini. Si prende. Cosa vuol dire questo? No, perché cosa vuol dire questo? Però magari non hanno proprio la. Cioè, la sono barbari piccoli, no, un po', sono futuri uomini, futuri esseri umani. Giusto, questo è verissimo. E sai, questo anche lì è un punto fondamentale. Ci sono genitori e genitori. Certo. Ci sono genitori che lasciano dispiegarsi la barbarie, altri no. Ecco, ma tu, io so che tu hai un setter inglese, femmina. Una setter che si chiama Bibi. Certo. Non è che per caso metti su di lei il tuo istinto paterno, cioè no. Lei è mia figlia, ha detto questo, non so, lei è mia figlia. La tu dici, lei non fa mai errori? No. Bibi è perfetta. Ah, va bene, no, è importante saperlo. Bibi Senti, è perfetta. Cos'è che di noi genitori con i bambini trovi insopportabile, proprio nelle cose della quotidianità, della tua vita? Insopportabile, il mammonismo italiano non è una grande virtù, il mammonismo italiano, il pupo, questa cosa qua, l'idea che il pupo sia in un costante pericolo... Probabilmente anche mia madre pensava del pupo, io non ero tanto pupo,
Certo, quando vedeva arrivare una donna in casa si insospettiva che il suo pupo venisse circuito. Io certo che ero circuito, ma se non ci fosse quello, la vita che vita sarebbe? Certo, se uno fosse, ma nella tua quotidianità ti dà fastidio avere il rumore di bambini di sottofondo se sei su un treno? Ma non se ci sono i bambini a casa no, mia. Capito? No, ma non a casa tua, ma c'è una società, vai ad andare al ristorante, il treno, l'aereo. Ma tu pensi bene che io sia il mostro perfetto? No, no, sei tollerante quindi, no, questa no, cosa mi rincuora. Ci mancherebbe. Ma no, ci mancherebbe. La vita è bella perché siamo tanti, diversi gli uni dagli altri, con colore della pelle, religioni, appartenenze politiche, eccetera. Il bello della vita è questo. Io rispetto gli altri, non si arrischi qualcuno a mancare di rispetto a me. Bambini, siete avvisati. Com'eri da bambino, Giampiero? Ti piacevi? No, perché ero un bambino. Io innanzitutto stavo in una famiglia che non era ben riuscita e questo ha lasciato un segno. Io non ho il feticcio della famiglia perché la mia famiglia non era riuscita. I miei genitori si erano separati presto in un'epoca in cui ciò non accadeva. Noi stavamo con i nonni e i due nonni, nonno e nonna, si sono separati a 70 anni. Cioè proprio, quindi tosti. Fino alla fine, certo. Tosti. Quindi io in questa famiglia, io ero molto timido, molto timido. Ero abbastanza povero, i miei cuginetti erano molto più ricchi e quindi non era una situazione invidiabile. Cosa mi doveva piacere? Nulla. In casa mia non c'erano libri. Ho cominciato a piacermi quando ho cominciato a prendere i libri. Mi sono piaciuto molto. Crescendo? Sì. Sì, perché crescendo ci ho messo molta applicazione. Beh, la bellezza del crescere. È la bellezza anche di vedere comunque dei figli fare quella cosa lì, cioè crescere. È stupendo vedere l'apprendimento. E se vengono fuori che non amano i libri, io cosa faccio? No, volevo fare due domande. Dunque, la prima è, visto che lei con gli occhi mette a posto i bimbi, nel caso... No, io non metto a posto. No, nel senso comunque, se la piccola Bibi camminando per casa urta un mobile e cade un vaso preziosissimo e si frantuma? Naturalmente... Questo era stato messo nel conto quando l'abbiamo presa. Noi non pensavamo... Da quel che abbiamo capito. Da quel che abbiamo capito non può accadere, evidentemente, perché Bibi è assolutamente perfetta. Una volta che sono venute sua mamma e la sua sorellina, si sono eccitate tutte e tre e come in un effetto domino sono cadute uno sull'altro, insomma un fracassamento notevole. Io non ho detto né hai né vai, perché nella vita ci può stare. Certo, se fosse un massacro perenne e sistematico e se questo indicasse da parte di Bibi una sciatteria, una mancanza di responsabilità... Una volontà, cioè, per carità. Va bene, allora, tra l'altro tu... Giampiero, comunque un po' da noi sei invidiato, perché comunque un problema che è quello di piazzare i figli quando si vuole uscire, tu questo giustamente non ce l'hai. Noi abbiamo questo problema, ma forse il nostro inviato ha trovato la soluzione. Alessandro Di Sarno. Mi scusi, buongiorno, la disturbo. Lei è in pensione? Ah, benissimo, perché così avrà forse più tempo. Le spiego perché... Con mia moglie, da quando è nato il bambino, non abbiamo più una vita sociale, non usciamo più, non riusciamo più a fare niente. Mi sta aspettando per fare i saldi. Le potrei lasciare mio figlio 10 minuti? Sì. Minuti. Come si chiama lei? Costa. Costa, allora io le lascio il bambino, me lo tiene, così perlomeno abbiamo un po' di tempo per noi. Grazie. Signor Costa, la ringrazio. Quanto rompono le scatole i bambini? Io non so cosa fare del mio, è sempre a lamentarsi. Mia moglie, dobbiamo andare a Brigia adesso e non possiamo perché i compagni con i quali giochiamo bestemmiano. Piace perché non vuole stare a casa. Ah, carocina, allora sa cosa facciamo, signora? Visto che ce n'ha uno che è veramente un rompiscatole, il numero uno, le lascio anche il mio. Gianluca, rimani con la signora, ti vengo a riprendere dopo, va bene? Grazie. Ma ci ha lasciato? Ci ha lasciato? Tuo papà ci ha lasciato? No, stai scherzando. Tu
ordina quello che vuoi, Gianluca, mi raccomando, non cose alcoliche. No, ma tu ordina tranquillamente. Io tornerò tra un'orettina. Lei dia pure al bambino quello che vuole. A che ora chiudete voi? Stanotte alle 2. Allora ho tempo, perché se tornerò sicuramente verso le 8. Ma lei la segue il bambino fino a stasera alle 8? Sì, tutto abituato, non si preoccupa. Sta dicendo, non abbiamo scusi. Più vita noi, cioè, quando entriamo in un negozio dopo 5 minuti... Ma lei la segue un bambino che cos'è? Sì, abituato. Sì, sì, tu rimani con il signore e mi raccomando, obbedisci al signore, va bene? Ciao, arrivederci, eh? Ciao Gianluca, ci troviamo qui tra 90 minuti, eh? Perché non abbiamo più vita sociale con mia moglie, arrivederci. Mi viene in mente, se nel caso volesse scendere, lo faccia scendere, mi raccomando, tra qui tra 90 minuti più o meno. No, non devo mica fare, cosa. Come no? E no, lei mica fa, c'è un bambino solare. Magari lo lascia qualche cliente, mi raccomando, non lo faccia scendere. Rimani con i signori, avete delle manette? Ecco, allora magari lo fate giocare con le manette, la pistola, tutte le cose che lui ha a casa, ok? Bisogna fare i bravi. Come si chiama lei? Io, Paolo. Paolo, ti lascio con Paolo, va bene? Ok, la ringrazio, eh. Qua, no, guardi, andiamo. Bravo, vieni con lei, vieni col papà, non vuole stare con noi. Possiamo tenerlo. Lei ha figli? Sì che figli. E come fa con i figli? Subisco. Subisce, cioè più vita sociale, più niente. Vita sociale, poca. Lei ha figli? Io ne ho tanti di figli. Quanti ne ha lei? Io ne ho tre. Ne ho. Tre figli, e come fate? Come faccio? Me li smazzo. Giampiero, abbiamo visto una bella provocazione, no? Di fatto, ti dicevo, noi genitori abbiamo questo problema. A chi diamo i figli quando usciamo? Tu sei mai stato uno di quelli a cui qualcuno ha affidato i propri figli per una serata? Mica erano dei pazzi. Ah, proprio no. Ma però se mi venisse affidato, penso che lo farei bene. Secondo me anche. Saresti un gran bel papà? Non esageriamo, non usare queste parole in mia presenza. No, va bene, nonno su richiesta. Non usare queste parole in mia presenza. Però posso dirti, io Viola te la lascerei una sera? Staresti più che sicura. Allora, grazie mille a Giampiero Mughini per essere venuto a trovarci. Viva i padri e i figli. Grazie mille a Giampiero. Ciao. Allora, tu Angelo volevi dire qualcosa mentre Giampiero, ecco, esce? No, volevo dire, mi sarebbe piaciuto chiedergli se si è reso conto di che cosa, insomma, essendo padre, non essendo padre ha perso dei gran piaceri, tipo cambiare il pannolino, svegliarsi la notte, certo, oppure la mattina vomito, prendere il latte rovente. Ho come perdere... l'impressione che no, che no, non gli sia dispiaciuto. Che non l'abbia considerato. No, non tantissimo. Però invece volevo un attimo andare da Maurizio Bini e parlare due secondi in maniera un po' seria del fatto che di fatto quando uno poi ha una vita di coppia, la vita sociale ce la si dimentica. Come si può fare quindi per far sì che questa cosa non vada dimenticata? Mica facile, eh? Diciamo così, la salvezza questa di Mughini è proprio di essere l'homo sapiens sapiens, eh? Nel senso, con una corteccia così che schiaccia l'ipotalamo potentemente, cioè tutto così di moda la ricerca delle radici biologiche, sembra non avere necessità delle radici biologiche. Per schiacciare questa cosa così potente della natura ci vuole una corteccia molto sviluppata, e credo che un po' le vicissitudini familiari personali e un po' l'eccesso alla Don Chisciotte di studi abbiano schiacciato questo elemento che è naturale un po' per tutti. Insomma, la maternità è una cosa molto grossa. Ecco, questo, ho un po' paura che oggi sia emerso che la maternità sia una cosa difficoltosa, è una grande montagna. Le grandi cose fanno grandi ombre. Il problema è che la maggior parte delle volte noi parliamo solamente della parte assolata, invece c'è una grande ombra dietro, una grande ombra di fatica, una grande ombra di dover ristrutturare tutte le relazioni personali delle singole cose. Qualcuno ce la fa, qualcuno non ce la fa, la cosa fondamentale però è fare quello che si può e perdonarsi. Queste sono le due regole fondamentali. Benissimo, cioè, questo sarà il mio mantra tornando a casa quando mi sentirò una madre degenere, una fallita, un'incapace.
Vorrei leggervi questi passi. Siamo quelli che non hanno la 500, perché non ci staremmo tutti. Quelli che moltiplicano seggiolini per auto, letti a castello, tricicli e biciclette, tasse scolastiche, libri, quaderni, regali di Natale e compleanno. Quelli che non vengono invitati spesso a cena dagli amici, perché in casa degli amici tutti non ci staremmo. Quelli che la congiuntivite e l'influenza ce la passiamo l'un l'altro e dura 2 mesi. Quelli che non possono andare coi figli al cinema, perché costa parecchio occupare 2 file intere della sala. Allora, buonasera Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia, ma soprattutto papà di 9 figli. Questa che ho letto, che cos'è? La dichiarazione dell'associazione di grandi papà, di famiglie numerose? Secondo me sì, famiglie numerose. Ecco, famiglie numerose. Allora, fare 9 figli, voglio capire subito se è stata una scelta pianificata o sono arrivati. Beh, diciamo, è stata un'apertura mentale ad averli, ma nel mio caso non è stato pianificato. Non abbiamo deciso di fare proprio 9 figli. È stato un po' così. Il fatto che ci siamo molto aiutati e molto perdonati, che ci ha fatto vivere una condizione abbastanza serena tra di noi e molto aperta. Ecco, sindaco, lei guadagna 6.600 euro al mese. No, molto meno. Molto bene, mi è stato passato questo no, dato. No, sbagliato. No, grazie al governo ci hanno decurtato però i fondi. Però prima guadagnava 6.600 euro al mese, che sembra uno stipendio enorme, è un bellissimo stipendio, però va detto che diviso per 11, tanti siete in famiglia, alla fine non è facilissimo far quadrare i conti a fine mese anche con uno stipendio così in 11? È molto difficile, certo. Le famiglie numerose sono veramente bravissime, fanno acrobazie, si prestano i vestiti con altre famiglie. Lei come ha fatto per tagliare un po' i costi? Eh beh, intanto appunto ci si passa i vestiti, gli amici ti aiutano. Sai, quando uno ha un figlio unico, per esempio, le scarpe vanno cambiate spesso e non sai come... Sono ancora nuove, no? Certo. Non sai come riusarle, quindi... Se ma c'è consumate una... le suole, diciamo. Ecco, se c'è una buona solidarietà tra famiglie ci si aiuta molto. Poi dopo bisogna riuscire anche ad avere un'organizzazione della vita che sia molto attenta, perché ovviamente i costi ci sono tutti. Ecco, a proposito di organizzazione, passiamo nel quotidiano. Ad esempio, la mattina, i turni del bagno. Innanzitutto, quanti bagni avete? 2. Solo 2? In 11? Sì, però ci svegliamo in momenti differenti. I più piccoli vanno a scuola molto presto, quindi alle 6:30 sono già in piedi insieme a me e mia moglie. I più grandi, no, per forza, quelli che fanno l'università, si svegliano un po' troppo tardi. Ma più che una scelta, mi sembra una scelta dettata da 2 bagni soli, perché insomma in 11... Diciamo, sì, poi ci si adatta, esatto. Ecco, invece quando vi spostate per le vacanze, perché mi domando, a livello di mezzo, cioè la macchina che contenga 11 persone, non è... Vabbè, adesso ormai noi abbiamo dei grandi, quindi in 11 non siamo mai andati via, tutti quanti, se non rarissimamente, quindi... Adesso l'organizzazione è molto più semplice, perché i grandi non vogliono venire coi genitori, come è noto, quindi abbiamo solo i 2 o 3 piccoli. E quando eravate solo, si fa per dire, in 8, come facevate? Con 2 auto. E chi fa da mangiare? Mia moglie e adesso da alcuni anni anche le mie figlie più grandi. Cioè, comunque quando sua moglie va a fare la spesa, diciamo che cambia l'incasso del supermercato, assolutamente, del quartiere. Lei ha molte carte fedeltà, sì, a diversi supermercati. Cioè, un pranzo da voi quanti chili di pasta vuol dire? 3? No, con 1 chilo di pasta ce la facciamo. Sì, perché la vedo magra, semplicemente per quello, va bene. Senti, invece come si prendono le decisioni che riguardano la famiglia intera? Lei chiama la giunta. Sì, convoco la giunta, specialmente i più grandi. Ecco, le decisioni importanti con i più grandi sì, si discute. I più piccoli la subiscono? Beh, i più piccoli possono ascoltare, possono partecipare, ma non è che... Ovviamente l'ascolto vero è sui più grandi. Quindi mi sembra di capire che lei, il problema che mi sto ponendo io della gelosia, oddio, arriva la seconda, lei non se l'è proprio posto. No, ce lo siamo posti, però abbiamo anche detto che questo non poteva essere un ricatto, insomma, ecco, può essere un elemento da tenere presente, ma non deve essere un punto discriminante per fare la scelta o no della seconda. Questo la invito della terza, della quarta, della quinta. Potrei andare avanti appunto fino a 9. Senta, a livello di consigli pratici, una famiglia che si trova ad affrontare una famiglia così numerosa, cosa possiamo dare come consiglio a casa? Quindi lei ha detto riciclare i pantaloni, passarsi le scarpe. Cos'altro? Beh, sì, intanto quello di cercare di tenersi, appunto di volersi bene a vicenda, di perdonarsi molto, di non essere troppo aggressivi, perché è chiaro che la comunità, quando è così numerosa, ha bisogno di molta benevolenza gli uni verso gli altri, di molta attenzione. Poi i figli tra di loro sono gelosi anche se sono in una famiglia numerosa, questo è fuori discussione, non è che questo si può evitare. Quindi le fatiche ci sono, l'importante è cercare di aiutarsi, ecco, di avere una buona organizzazione anche per aiutarsi bene. Per esempio noi
siamo sicuri che loro sono tutti disponibili a apparecchiare, sparecchiare, a mettere via i piatti, però ci sono i turni scritti, così aiuta, insomma, a che ognuno faccia il suo turno. Certo, come in fabbrica, esatto. No, ma mi sembra che il sindaco abbia un'organizzazione, prego Maurizio. Quello che stupisce è che dopo aver gestito 9 figli abbia avuto voglia di gestire anche 200.000 abitanti di Reggio Emilia. Cioè, sì, questo no, stupisce anche mia moglie. No, infatti il sindaco è impegnatissimo, è anche presidente dell'Unione dei Comuni Italiani, quindi sì, non si fa mancare molto il nostro sindaco. E a proposito di questo, per far crescere un bambino ci vuole un villaggio intero. Che cos'è questa frase? Cosa vuol dire? Vuol dire che un bambino non è in realtà, io non sono molto d'accordo che il bambino sia un uomo in embrione. Un bambino è già un cittadino vero, cioè un bambino è uno che ha un suo protagonismo, una sua intelligenza, una sua capacità di portare un contributo alla comunità. E quindi la comunità lo deve guardare così, non come un vaso da riempire, ma come una potenzialità da lasciar crescere. E quindi credo che questo sia il tema. La comunità deve avere questa attenzione, che quando un bambino cresce male non è solo colpa dei genitori, ma è forse bisogna avere la capacità di aiutarlo. A volte io penso a tante storie, io per esempio ero un ragazzo cresciuto in una famiglia relativamente povera, diciamo così, anche in casa mia, come in casa di Mughini, non c'erano libri. Io ieri ho celebrato i 40 anni di una biblioteca di quartiere nella mia città e ho raccontato una favola ai bambini di quel quartiere, che è anche il mio quartiere. E mi ricordo per esempio che avere i libri a disposizione per un ragazzo povero è stata una grandissima conquista. Erano libri, li potevi prendere agli scaffali, e per noi che eravamo bambini non particolarmente da famiglie colte, quello è stato un modo con cui la comunità ha fatto crescere un bambino. Penso alla mia storia, ma penso che sia così per tante storie. Beh, io ringrazio ovviamente il sindaco di Reggio Emilia per, non solo per il lavoro che sta facendo per la sua città e quindi per il paese intero, anche perché ricordiamo che Reggio Emilia in questo è l'eccellenza nel mondo, e quindi di questo dobbiamo ringraziare il sindaco e i predecessori evidentemente, certo. Però soprattutto lo ringraziamo anche in quanto papà di 9 figli che contribuisce al tasso demografico di questo paese. Volevo andare un attimo da Claudia per fare un po' il sunto di questa puntata, se fosse un forum, quello che, di cui abbiamo discusso oggi. A me la cosa che ha più colpito e che ho molto apprezzato è quello che ha detto Mughini a proposito del io non sono dotato, ho capito che non avevo il talento, non avevo l'interesse per avere figli e quindi non ne ho fatti, perché noi genitori, io ho 3 bambini, lui ha 3 bambini, siamo un po' bambinocentrici, abbiamo quest'idea che il mondo debba essere popolato da genitori di bambini, e per, soprattutto per le donne, decidere di non fare figli è una scelta difficile. E allora, tanto di cappello a chi dice io non sono capace, spezziamo una lancia anche per chi di bambino non ce ne ha. Meglio quello che non tirarli su. Esatto, tirarli su a ceffoni o sul gas. Senti, ma Claudio, è vero, mi hanno detto che tu sei in questa fase in cui stai cercando di inculcare nella mente di tuo figlio maschio che il mondo non ruota intorno al suo pisello? Purtroppo sì. No, sì, purtroppo, vorrei capire questa teoria. Ma io ho capito, avendone 3, ho un campione abbastanza rappresentativo del maschio italiano, e ho capito che per i maschi veramente il pisello è la chiave di volta dell'universo, e quindi veramente bisogna picconare questa convinzione quotidianamente, e io spero di riuscirci, però non sono sicura. E la reazione per ora ti sembra buona? No, la reazione è proprio mi rimbalza. Ah. Mamma, va bene, ma ti piace questo pisello? Ma... questo, diciamo, riflette anche un po' la società, no Angelo? Se puoi associare il termine pisello a picconare è un'immagine che dopo, se ci penso... Un po' poco forse sì, romantica. Sì. Io, se posso, diciamo, dire la mia per chiudere, direi che avere un figlio significa, come termine, dolce attesa. Quindi mi sembra di capire che è dolce attesa perché l'attesa è dolce. Poi, per usare un eufemismo, sono cazzi. No, poi mi piacerebbe farti anche sperimentare che l'attesa non è poi così dolce. Va bene, io con questo ringrazio ovviamente tutti i miei ospiti, vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento non solo domani sulla 7D, 17:40 tutti i giorni come fascia, ma ovviamente vi do anche appuntamento domenica prossima sulla 7, sempre alle 17:40 per un'altra ora e mezza per stare insieme. Vi invito anche durante questi giorni, in questa settimana, se avete dei pensieri, dei dubbi, dei commenti da condividere con noi, a scriverci ai nostri contatti e anche nella nostra pagina Facebook. Buonasera e grazie per essere stati con noi. Ciao. Signor Presidente, lei come fa a far ridere la sua piccola Giulia? Uff.
vede, io sono molto bravo a fare il gorilla, mentre Carla suona la chitarra, io faccio il gorilla e ridiamo, ci divertiamo molto con Carla, a tal punto che non e quando inizio non riesco a smetterla. Io credo che sia il momento di andarmene.